Pronti? Sì. Evviva! La chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, è il cuore della comunità. Ma accanto ad essa, nel paese, ci sono alle nostre case e i tanti luoghi di accoglienza, di ritrovo, di servizi dove si vive la diaconia della carità. In questa trama di relazioni noi chiediamo la benedizione del Signore su questa nuova struttura che stiamo per inaugurare, una casa di accoglienza per i poveri separati. Ascoltiamo la parola del Signore. Il Vangelo secondo Luca. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Costui rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù ha risposto, bene, fa questo e vivrai. Ma quelli, volendo giustificare, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù riprese, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre all'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandoli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli facciò le ferite, versandogli olio e vino, poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e le diede all'albergatore, dicendo, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di quei tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nel brigante? Quelli rispose, chi ha avuto compassione di lui. Gesù le disse, va e anche tu fa lo stesso. Parola del Signore. Ecco, una semplice considerazione. Noi stiamo vivendo questo terribile momento della pandemia e ci stiamo attrezzando per reagire a tutta questa problematica sanitaria, ma c'è una pandemia ancora precedente, che è il vuoto di affetto, la solitudine, lo sfascio delle famiglie, nuove povertà come quella dei papà separati. Ed è bello che noi anche qui vogliamo trovare delle soluzioni. Il Vangelo ci dice tre verbi, vide, ecco, superare l'ostacolo, non di essere, di vedere, di non essere ciechi davanti alle povertà. Ascoltò il grido di questo ferito e quindi ascoltare davvero il grido di tante persone che nel silenzio non sanno a chi rivolgersi e poi provò compassione, condivise la sofferenza. Qual è il risultato? Che quel samaritano venne beneficato dal ferito. Quindi noi nel momento in cui facciamo la carità, aiutiamo gli altri, andiamo incontro agli altri, ci realizziamo, perché diventiamo davvero noi l'immagine e la carezza di Dio. E voglio ricordare una preghiera di Don Tonino Bello, il nostro prossimo venerabile, dove rivolge proprio questo invito a ciascuno di noi e soprattutto ai politici. Dice così, il samaritano nell'ora giusta pratica un intervento all'ora giusta ed è il gesto di pronto soccorso, dell'assistenza immediata, una dimensione da non trascurare nascondendoci dietro il pretesto che noi non siamo per l'assistenzialismo.
A volte questa scusa si permette che i miserabili dormano alla stazione, i poveri marciscano in catapecchie malsane, il samaritano nell'ora dopo. Questa è la vera carità politica che ricerca dei progetti globali di risanamento, che cerca di togliere definitivamente quell'uomo dalla strada. Il samaritano dell'ora prima. Se il samaritano fosse giunto un'ora prima sulla strada, forse l'aggressione non sarebbe stata consumata. La compassione del cuore dell'uomo politico deve diventare anche compassione del cervello. È necessario che egli ami, prevedendo i bisogni del futuro, intravedendo le urgenze di domani, trovare il sistema per prevenire i danni. E noi tutti impegnati, come nel sociale, dobbiamo essere muniti di una grande capacità di discernimento e di conversione, discernimento dei segni dei tempi, intuizione di quelle grandi utopie che rompono nell'oggi e diventano già carne e sangue, percezione della pace e frutto di giustizia. Ecco, questo augurio davvero che oggi si sta realizzando qui, percepire, vedere, prevenire, possa diventare cultura, possa diventare per tutti quanti noi espressione davvero di una società che mette al primo posto l'altro, il fratello. Il Verbo di Dio fatto uomo ha posto la sua tenda in mezzo a noi, perché nella sua pienezza attingiamo grazia e verità. Anche questa casa di accoglienza vuole essere un segno della presenza del Signore in mezzo alle nostre case e alle nostre famiglie. Diciamo, vieni e resta con noi, oh Signore. Vieni e resta con noi, oh Signore. Tu che sei presente laddove vive il tuo popolo, fa di noi la tua dimora vivente e il tempio della tua gloria. Preghiamo. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che chiami tutti gli uomini alla conoscenza della verità, rendici sempre più disponibili all'ascolto e all'annunzio del Vangelo nell'ambiente in cui viviamo. Preghiamo. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che hai posto nella carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa che ciascuno di noi si apra una cordiale e concreta attenzione verso chi è nella sofferenza e nel bisogno. Preghiamo. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che ci dai la grazia di inaugurare questi nuovi locali al servizio dei papà separati, fa che siano strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno nel nome del Signore. Preghiamo. Vieni e resta con noi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che non li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, Padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestati in Cristo vera vite e ci hai fatto membro del tuo corpo che è la Chiesa. Tu doni al tuo popolo cristiano i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucarestia, fulcro di ogni edificazione comunitaria. Fa che alla scuola del tuo Figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi locali di accoglienza, rendili punto di riferimento e di incontro tra vicini e lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la famiglia e la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Cristo nostro, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Signore sia con voi, con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Un saluto particolare, come ho fatto già prima, al nostro Vescovo, sempre presente e attento alla nostra comunità cittadina. Un saluto all'assessore Sebastiano Leo, un saluto alla Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, un saluto al Presidente dell'ambito territoriale, l'Avvocato Maria Grazia Sodeo, un saluto all'assessore dei lavori pubblici Biagio Gatto, all'assessore al welfare Caterina Dorato, un saluto a tutti
agli amministratori presenti, a tutti voi che siete presenti in questo momento che riapre questo spazio della nostra città. È un giorno particolare per Galatone, ma anche per la Puglia. La casa di accoglienza per padri separati Ti Voglio Bene Papà, che inauguriamo oggi, è la prima struttura di questo genere che vede la luce nella nostra regione. È un giorno importante che segna una tappa in più nel cammino dei diritti di tutti, in particolar modo dei più deboli e dei più piccoli. I diritti non possono essere solo enunciati, non possono rimanere solo sulla carta. Una vera comunità civile si impegna e lavora ogni giorno per rendere effettivi i diritti, per ridurre le differenze, per costruire un'uguaglianza sostanziale. E quest'opera che nasce oggi si inserisce in questo solco, che è la strada spianata dalla nostra Costituzione. Questa casa è uno strumento, un luogo indispensabile per costruire quel bene comune che fiorisce solo se davvero tutti hanno le stesse possibilità, solo se davvero nessuno resta indietro. Le opere fatte di cemento e mattoni sono un segno germoglio di speranza nella misura in cui esse sanno essere luoghi di vita e di futuro. E questa casa che nasce è un'opera segno, un seme di bellezza per tutti coloro che sono in difficoltà. Il progetto rappresenta un sostegno fondamentale alla genitorialità, ma anche una mano tesa verso l'educazione dei figli, che hanno il diritto di crescere con l'affetto e la vicinanza, anche fisica, di tutti quei papà che si ritrovano a vivere una nuova e delicata tappa della loro vita. Il nuovo corso di questo stabile avrà come punto di riferimento la missione dell'accoglienza temporanea dei padri separati o divorziati in difficoltà, in un ambiente adatto a ospitare i figli e a favorire il rapporto genitoriale. La casa per padri separati è un progetto pensato per offrire agli adulti in condizioni di disagio un sostegno temporaneo e dare risposte concrete all'esigenza di un'abitazione a costo accessibile. E questo è il cuore e l'orizzonte del progetto che oggi vede la luce e che servirà per accendere proprio una luce nell'ore buia di tanti papà e che sarà un punto di riferimento importante anche per la crescita sana di tanti ragazzi. Ecco perché questa è la casa dei padri separati, ma anche dei bambini. È un passo avanti verso chi rischia di rimanere indietro. È un'altra infrastruttura che si aggiunge nella costruzione della comunità dei diritti che sogniamo e che vogliamo costruire con i fatti. Grazie ancora e auguri. Passo la parola al Presidente dell'Ambito Territoriale, l'Avvocato Maria Grazia Sodero. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti oggi in questa importante occasione. Noi come Ambito Territoriale, non appena Caterina ha lanciato questa idea, ieri sera ho letto un comunicato stampa che ha fatto e diceva che ha avuto un'idea folle. Beh, a parte il fatto che non mi permetterei mai di avallare questa sua considerazione, credo invece che abbia avuto un'idea lucidissima. Perché queste nuove povertà che stanno emergendo e con le quali purtroppo noi, stando e occupando il ruolo che occupiamo, ne abbiamo contezza, credo che sia essenziale da parte nostra come amministratori cercare di far fronte a queste nuove esigenze, rinnovate problematiche che vengono alla luce insomma tutti i giorni. E quindi non appena Caterina ha lanciato l'idea di realizzare questo alloggio presso questa struttura così in maniera insomma egregiamente rinnovata, abbiamo risposto di sì in coro con gli altri assessori che purtroppo non sono qui presenti, ma lo sono certamente con il cuore. E quindi da parte mia il personale in bocca al lupo a Caterina per il lavoro che ha fatto e per il lavoro che sicuramente continuerà a fare, perché sono certa che la cittadinanza non potrà che insomma rendere giustizia a tutto l'impegno che ha profuso nel corso del tempo. Ha avuto una sensibilità particolare e credo che le sia dovuto insomma il giusto applauso da parte della comunità di Galatone. Da parte nostra, parlo a nome degli altri assessori dell'ambito, certamente ci sarà tutto l'appoggio possibile per questo suo nuovo impegno e anche per portare avanti nuovi progetti che possano appunto far fronte alle necessità che la comunità locale ci rappresenta, come ho detto, tutti i giorni per la posizione che occupiamo in seno alle amministrazioni locali. Grazie e buon lupo.
Sebastiano, l'assessore Sebastiano Leo, che ha un altro impegno istituzionale, lo vuole anche lui portare una parola, un apporto a questa bella giornata per la nostra comunità. Grazie eccellenza, sindaco, presidente, assessori, tutti. Un saluto e un ringraziamento da parte della giunta regionale per questa straordinaria iniziativa che per me è davvero eccellente. E a proposito di marito, io eccellenza devo scappare da mia moglie, perché altrimenti dovrei trovare un posto qui, perché la prima iniziativa come dirigente che fa Copertino, io ovviamente sto qui. Dico questo anche perché con l'Eredana, insomma, e con tanti altri amici ed amiche siamo sempre presenti sul territorio. E queste iniziative ci devono, come dire, tutti quanti far comprendere che davvero la solidarietà e la passione per gli ultimi, la passione per chi ha bisogno è assolutamente fondamentale. La pandemia, come diceva Sua Eccellenza, ce lo ha dichiarato, le relazioni umane si erano anche un po' come dire, spezzate negli ultimi periodi. Ecco, la pandemia ci ha fatto un po' riflettere su queste cose, però dobbiamo essere conseguenti. Io dico sempre che non basta essere presenti, come dire, quando ci sono queste inaugurazioni, che occorre fare assolutamente, inaugurare questa casa per l'accoglienza è straordinario, però poi dobbiamo ringraziare l'associazionismo, la Caritas, la Chiesa sempre per quello che fanno, perché poi continuano anche sotto, non più ai riflettori, no? Perché molto spesso noi chiediamo i riflettori, li vogliamo per far comprendere a tutti che ci siamo, poi il minuto dopo ci scordiamo, invece bisogna continuare. Noi ovviamente sindaco vi staremo accanto sempre, come facciamo per tutte le amministrazioni, soprattutto per queste iniziative. Grazie davvero a tutti e un buon Natale a tutti quanti, soprattutto di solidarietà, di affetto e di passione verso gli ultimi. Questo è il tempo giusto, è il tempo importante per ridurre i divari, eccellenza. Noi dobbiamo lavorare e stiamo lavorando anche come programma regionale per dare davvero questa forza importante anche con le risorse che arriveranno e che ci sono, perché è importante anche, diciamo, utilizzare bene poi le risorse. Grazie a tutti e buon Natale a tutti. Grazie all'assessore Leo, passo la parola al presidente del Consiglio regionale Loredana Copone. Grazie sindaco, un saluto a tutti e un ringraziamento. Mi sento sinceramente privilegiata per essere qui oggi, privilegiata per essere cittadina di questa provincia, di questa regione e per avere conosciuto e conosciuto bene da amici gli amministratori di questa città. Nulla è un caso mai, non è un caso quello che abbiamo letto, che abbiamo sentito leggere oggi. E Sua Eccellenza credo che abbia scelto le parole migliori per poter descrivere il progetto, andando anche a selezionarle in contesti che non sempre sono stati amici delle situazioni come quelle che saranno trattate qui. Veramente ogni cosa oggi è un gioiello, è un diamante. Ricondurre samaritano quello che è accaduto, far comprendere quello che sta accadendo, far comprendere che chi vive una condizione di difficoltà spesso ha molto da insegnare ed è chi sta bene che ha molto da imparare, è fondamentale nella vita, anche in virtù di quello che abbiamo vissuto con il Covid, l'abbiamo imparato, ma lo impariamo se solo apriamo bene gli occhi alle tante povertà rispetto alle quali spesso passiamo di lato perché non vogliamo vedere o perché siamo troppo impegnati nelle cose che facciamo, ma ci passiamo di lato. E una delle cose, una delle situazioni rispetto alla quale passiamo di lato è questa delle separazioni. Che comportano spesso problemi seri, dilanianti, per chi le vive, per chi le subisce, per i figli, per tutta la comunità che c'è intorno, compresa quella scolastica. Non vedere
Il disagio che si realizza è drammatico. È drammatico perché lascia vittime per strada. Intervenire in tempo non sarà sfuggito, quello che dice Don Tonino Bello, a nessuno di voi, anche questo, eccellenza. Vabbè, io non finisco di testimoniare la mia stima per Monsignor Fernando Filograna. Era una preghiera, quindi non abbiamo fatto l'applauso, però l'abbiamo sentito crescere dentro, vero? E adesso glielo possiamo fare. Perché anche la scelta di ciò che si legge è importante. E la scelta dei testimoni è importante. Chiamare a testimonianza di quello che sta accadendo, che accadrà qua dentro, Don Tonino Bello, significa guardare con gli occhi particolari di chi è sempre stato vicino agli ultimi nella vita, senza mai polvere sugli occhi e senza mettere quella polvere sul tappeto. Parole crude quelle di Don Tonino Bello, un richiamo anche, non so se un richiamo, una provocazione, un appello, quando dice prevenire, accorgersi prima, lo dice bonariamente, ma lo dice accorgersi prima. Fare il sacrificio di venire incontro a chi sta soffrendo, vale nella coppia, vale per chi è intorno alla coppia, vale per i figli, però sembrano valori oggi assolutamente dimenticati, o meglio, talvolta evitati, accettando, dando tutto per scontato. E dietro quello scontato si nasconde molto di ciò che c'è dietro i femminicidi, rispetto ai quali la prevenzione non vale 100, vale 1000. Se agissimo di più sulla prevenzione, sull'eliminazione degli stereotipi, sulla cura, scusate, cura psicologica e anche cura sanitaria, nei confronti di chi con la violenza si approccia ad una donna che sta per lasciarlo, che l'ha lasciato, noi eviteremmo il sacrificio della vita umana di centinaia di donne che ne sono colpite. E quello è il reato più grave, è il delitto più grave in assoluto, ma anche la violenza psicologica che si realizza, lo stalking, una serie di attività che ci sono lungo la vita, sono gravissime. Non parlo per motivi personali, ho la fortuna di avere un compagno, un marito da oltre 30 anni con cui ho avuto 4 per me magnifiche ragazze, e quindi non è un fatto personale quello che racconto, ma racconto centinaia di episodi che ho seguito in vari ruoli e dei quali ho potuto vedere l'indifferenza che li ha circondati. Per cui Caterina, l'idea di realizzare un centro di questo tipo va oltre Galatone, va oltre una splendida comunità che qui c'è, va oltre l'amministrazione che l'ha condivisa, l'ambito che l'ha approvata, la regione che l'ha sostenuta, va oltre, va nel cuore di ciascuno di noi e ci dice che dobbiamo stare più attenti, perché in quell'attenzione c'è, a mio avviso, il frutto della prevenzione. Ma c'è anche l'idea che prendersi cura dell'altro e dell'altra, prendersi cura dei bambini, non è un compito postumo che si può fare dopo, quando succede qualcosa, ma è un compito che bisogna assumere prima. Ci stiamo molto riflettendo e ci stiamo molto riflettendo come donne e come regione. Ed è un tema il fatto che ci riflettiamo molto come donne, è uno dei problemi, nel senso che è accaduto nel corso di un secolo che abbiamo fatto molte battaglie come donne, abbiamo fatto, come si dice, outing, abbiamo fatto riflessioni, abbiamo condotto sfide, le abbiamo lanciate, molte di quelle sfide le abbiamo conseguite positivamente, siamo riusciti ad arrivare nei vertici dello Stato,
della Repubblica. Non c'eravamo, non c'era una donna magistrato fino al 1969. Sembrava che non potessero fare il magistrato le donne, non fino a tre secoli fa, fino al 1969. Tutti gli stereotipi del mondo sulle donne abbiamo cercato di abbatterli, ma abbiamo riflettuto molto come donne. E anche i centri antiviolenza che sono nati nel corso di questo tempo sono nati a sostegno delle donne, giustamente. Perché bisogna dare accoglienza, perché spesso se si determina una violenza, quella può continuare fino ai reati più gravi che abbiamo detto, fino a togliere la vita, giusto. E ma quello che la realizza? Rarissimi i centri che aiutano gli uomini, rarissimi, ce n'è uno a Bari, rarissimi, guardate, rare le associazioni che si occupano di prendersi cura di chi, se esercita la violenza, qualche problema ce l'ha, no? Ce l'ha qualche problema, possiamo pensare che stia bene una persona che usa la violenza. Quindi ci vuole, indispensabile, sempre di più sta maturando in noi la convinzione, come consiglio regionale, insieme al gruppo che si occupa nella giunta di questi temi, che dobbiamo agire sugli uomini, per gli uomini, che dobbiamo aiutare i generi a palesarsi, i generi, mi perdonerà, e che per fare questo non si possono lasciare le persone sole. Perché chi è solo peggiora, non migliora. Ecco perché, e chiudo e mi scuso se sono stata lunga, ecco perché un centro come questo è molto di più, lo ripeto ancora una volta, di un centro, di un'opera di lavori pubblici, Biagio, e ringraziamo anche te, che è stata curata in un comune riqualificando un immobile, destinandolo alla comunità. No, è molto di più. Qui c'è la lungimiranza della prevenzione, qui c'è l'idea che bisogna prendersi cura di tutti, nessuno escluso, e c'è l'idea così ben riferita da Don Tonino Bello, insomma, che ci auguriamo divenga prestissimo santo riconosciuto, noi lo riconosciamo già, non so se siamo blasfemi, ma per noi è un riferimento straordinario, l'idea di Don Tonino Bello che si impara aiutando, che dando si riceve molto di più generalmente di quanto si dà, e che per generare benessere in una comunità non è sufficiente stare dietro una scrivania e da lì comandare qualche cosa, ma è necessario toccare con mano, stare in mezzo, e quando tocchi con mano e stai in mezzo vedi che la nuova povertà più grave è quella psicologica. E se noi dobbiamo tendere verso la felicità non possiamo che intervenire lì. E i disagi di una famiglia separata riguardano tutti, riguardano le donne, gli uomini, i figli e anche la comunità, perché quando si sta bene, generalmente si sta bene tutti, quando uno sta male il contagio è immediato. Quindi non so come dirvi il mio ringraziamento per questo centro, è come vedere realizzato un sogno. Il sogno di una comunità, lo ripeto, in cui nessuno è solo. Il sogno sostanzialmente di una comunità che, prendendosi cura delle persone, le vede per quello che sono. Ricordiamo tutti Aldo Moro, no? La centralità della persona. Ecco, le vede per quello che sono. Non per quello che vorrebbero essere e non sono, perché non ci sono riuscite, perché tutti possiamo sbagliare. Il fallimento è nella logica della nostra vita. Tutti possiamo sbagliare, il punto è il dopo è il come si supera, e sul come si supera, se stiamo insieme, ce la faremo meglio e lo faremo per il bene di tutti. Quindi ancora grazie Flavio, grazie Caterina, grazie Biagio, grazie Monsignor Filograna, grazie Don Giuseppe, grazie a tutti voi, e complimenti ancora per una cosa: ieri abbiamo visto un sindaco baby fare una cosa eccezionale, un sindaco dei ragazzi fare una cosa eccezionale. Oggi abbiamo ascoltato lui. L'accento testimoniava
l'inclusione e l'accoglienza. Ogni cosa è un segno e ogni cosa testimonia l'umanità che è dentro di noi. Quindi complimenti anche per questo a tutti. Grazie. Grazie Loredana. Adesso passo la parola all'assessore dei lavori pubblici Biagio Gatto. Volevo così con l'occasione ringraziare Biagio per essere stato accanto, no, a questo cantiere dall'inizio, ringraziare poi la ditta, no, la ditta dei Riccardis, sempre così presente, puntuale, attente, tutti i professionisti che sono stati accanto a questa bellissima progettualità. A te Biagio. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Sua Eccellenza. Buongiorno al Presidente del Consiglio, che ringrazio per le bellissime parole che ha riservato e per la riflessione attenta su quello che è una infrastruttura che oggi si presenta alla città. Non è fine a se stessa l'infrastruttura, per quello che è, quanto sia più importante il significato di questa infrastruttura. Che cosa significa questa infrastruttura? Noi abbiamo una grande fortuna, lo dico, diciamo, non è il risultato e il successo di questo che presentiamo oggi, vedrete entrando dentro, una struttura che ha pensato a tutto, credo, alla modernità di una vita, all'accoglienza del rapporto padre e figlio, della convivialità sociale, degli spazi sociali da convivere con altri e dal confronto, dallo studio dei ragazzi, ha pensato a tutta questa struttura. Ma oggi il grande successo non è questo. Il grande successo non è dell'assessore ai lavori pubblici, il successo io ho dell'idea di Caterina di cimentarsi in questo progetto e ahimè per ogni progetto, per ogni condivisione di spazi finanziari volti all'esterno sembra che ci cadessero dal cielo. Il Presidente qui mi può insegnare che per accedere a un finanziamento, a risorse esogene, bisogna fare una marea di viaggi, andare e venire da Bari, andare e venire, accettare il confronto umilmente e andare a Bari, confrontarsi con i dirigenti, con gli uffici regionali, sempre disponibili in verità, con la parte politica laddove necessario, per accogliere i suggerimenti, per accogliere, diciamo, l'opportunità di migliorare in fase di progettazione prima di presentare un progetto e che poi venga finanziato. Abbiamo fatto un grande lavoro, ma il grande successo è quello di un lavoro fatto di squadra, perché noi abbiamo la fortuna, e non lo dico per una sorta di sviolinata, di avere qui un sindaco. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima serata insieme, condiviso, dove ne è stata la testimonianza dell'amore che offre lui alla cittadinanza e un rapporto tutt'uno della cittadinanza a lui, di avere la fortuna che ogni volta che ognuno di noi studia un bando e si avventura e si tuffa su un bando, abbiamo la condivisione, la voglia di studiare insieme, ed è il successo di una squadra. Vedo qua Roberto, l'assessore Bove, Maurizio, l'assessore Zuccarà, Maurizio Vinca, di un lavoro forte di squadra, di confronto interno. Non è mai il successo di un singolo, e questo lo dico, diciamo, dappertutto, perché si avvia una stagione importante di inaugurazioni. Abbiamo già inaugurato laboratori, mi ricordo con la presenza sempre del Presidente del Consiglio, i laboratori urbani in viale 24 maggio, partono i lavori in piazza Padre Pio, abbiamo inaugurato poco tempo fa piazza Umberto, abbiamo inaugurato lo stadio comunale Gigi Rizzo, abbiamo inaugurato il polivalente, sono partiti i lavori al palazzetto, sono partiti i lavori alla piscina. Tutto ciò racconta e testimonia un importante lavoro svolto in questi anni, ma il vero successo è il successo di una condivisione, il successo di confrontarsi, di sapersi confrontare, di accettare anche le sconfitte. Non vi dico, diciamo, che quando, diciamo, arrivano le sconfitte sono giorni amari, le sconfitte sono perdere la possibilità di non prendere un bando, non sono state tante in verità, ma quando sono arrivate sono state, io ricordo sempre che il sindaco quei giorni è meglio non passare dalla sua stanza, perché, diciamo, l'amarezza tocca a tutti. Perché? Perché tanto tenerci e la voglia di dare a questa città un contributo per migliorare, che viviamo con passione questi elementi. Io
oltre che ringraziare la ditta, l'architetto Roma della direzione lavori, che oggi purtroppo è assente perché è venuto a contatto con un contagio, aspetta i risultati del tampone, quindi non, giustamente non è venuto. E voglio ringraziare l'ufficio tecnico nella persona dell'ingegnere Verona, che è firmatario di questo progetto, ma voglio anche, diciamo, queste le occasioni pubbliche sono un'occasione stupenda di fare un mia colpa, di scusarmi anche in alcune circostanze con l'ufficio, con l'azienda, quando in quei momenti che vedo, diciamo, che le cose non vadano nella direzione, nei tempi, nelle cose, le incazzature, ahimè, l'azienda mi scuserà dei giorni che sono neri e che, scusami eccellenza della parola, ma è da definirsi solo così, mi scuserà l'ingegnere quando arrivo nell'ufficio e sembrerò un pazzo per come grido, ma la voglia di raggiungere l'obiettivo e di destinare a Galatone queste esigenze, quello che abbiamo avuto, mi dovete anche scusare. Per questo dico che è un giorno memorabile soprattutto per il significato che ha spiegato bene il Presidente, che ha questa struttura, e Caterina l'ha definita in un posto folle, ma in verità è, gli fa onore che un assessore donna abbia saputo interpretare invece il male di un uomo in un momento che la famiglia si sgretola, dove la separazione è sempre un momento di sgretolamento. Questo gli fa ancora più onore, gli fa onore che abbia saputo interpretare queste esigenze e i bisogni della nostra comunità, ma non solo, perché appartiene all'ambito e quindi della comunità in senso ampio. Siamo veramente orgogliosi di presentare una struttura pubblica unica in Puglia, la prima in Puglia per queste nuove povertà. Grazie e auguri a tutti. Con te, Caterina, chiudiamo questo momento e poi entriamo per inaugurare questa bellissima sede. Grazie a tutti, grazie prima di tutto al sindaco. Grazie al sindaco perché, come ogni volta che ognuno di noi presenta e si propone con un progetto nuovo e innovativo, non mette mai bastone delle ruote a nessuno. Grazie a tutta la squadra, in particolare a Biagio come assessore ai lavori pubblici, ma Maurizio, Roberto, Anna Rita, perché di fatto hanno condiviso sin da subito questo progetto, non appena gliene ho parlato in giunta. Grazie, permettetemi, ma devo fare un po' di ringraziamenti. Grazie alla Maria Grazia, alla Presidente dell'Ambito, ma grazie a tutte le assessore dell'Ambito, e quindi a Silvia Tarantino di Porto Cesario, alla Laura Mangialardo in un primo momento di Copertino, dopo subentrato per Luigi Nestola, a Ines Cagnazzo di Leverano, e grazie a Concettina Buongiorno di Secli. E grazie a tutte loro, perché non appena sono arrivato all'Ambito, diciamo, spiego brevemente la misura, era una misura d'ambito quella che era in essere in Regione. Quando sono arrivata all'Ambito c'erano quelle risorse, quindi si doveva decidere dove e a chi destinarlo. Abbiamo sempre lavorato di comunità, non è mai esistita la struttura di Nardò, di Galatone, di Secli, di Leverano, è esistita la struttura d'ambito. E quindi quando sono arrivata con questa idea folle, perché la definisco folle, e non è facile trovarla, quindi sicuramente qualcosa di folle c'è in questa idea, e loro sono da subito state pronte ad accogliere il progetto, a lavorare insieme a me per realizzarlo. Quindi oggi l'emozione è tanta, perché dopo la condivisione con il territorio siamo andati in Regione, perché bisognava andare a presentarlo il progetto, a chiedere le risorse per ristrutturare. Perché questo non è solo un progetto, diciamo, il progetto non prevede solo la ristrutturazione, Loredana, prevede anche la gestione, prevede un business planning di gestione della struttura, perché inaugurare delle strutture vuote senza riempirle, senza avere un'idea di cosa potrà fare questa struttura e cosa può servire questa struttura, non, diciamo, sarebbe una struttura vuota. Quindi, diciamo, nel nostro progetto è prevista anche un modello di gestione. E ringrazio gli uffici tutti, Antonio Chiga, il dottore Chiga,
e per i servizi sociali, l'ingegnere Verona per la parte tecnica, Valentino che vedo qui che, diciamo, che insieme ci sono messi a scrivere, diciamo, la parte descrittiva del progetto. Ringrazio davvero tutti. E, è strano, diceva Biagio, che una donna si inventi, secondo me, cioè, forse è la normalità, no? È la normalità perché, ora non perché siamo donne, la donna, però un po' più di sensibilità forse ce l'abbiamo, perché oltre ad essere donne siamo madri e quindi forse un nostro figlio domani potrebbe trovarsi in una situazione. Poi la parte professionale sicuramente è inciso, perché vivendole, oltre che, diciamo, Maria Grazia tu lo sai bene, no? Vivendole oltre che all'interno dell'assessorato, perché l'assessorato dei servizi sociali ti pone di fronte a davvero tantissimi tipi di povertà, di disagi, di bisogni, e poi c'è la parte professionale che anche lì ti pone davanti a una realtà ancora più diretta, ancora più cruda, e proprio da lì nasce l'idea, non, niente di eccezionale, nasce dall'ascolto dei bisogni, perché un politico e la politica deve fare questo, ascoltare i bisogni e dare risposte ai bisogni lì dove è possibile, e questa è la nostra missione, e quindi, diciamo, è quello che abbiamo fatto, molto semplicemente. Grazie.